Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video recensirò Energia Power Drink. Allora, qui c'è scritto Energia Power Drink, qua c'è un fulmine, qua è scritto taurina più 6 vitamine, eccetera. Lattina abbastanza bella, è colore viola, verde, rossa e grigia. E bianca. Qui vabbè, ok, costa, l'ho pagata 80 centesimi al Conad. Niente, andiamo ad aprire. Dall'odore sembra quello della Red Bull. Eccolo qua, il colore sembra birra. Sembra quello della birra e quello dello spumante. Andiamo ad assaggiare. Ha un sapore diciamo un po' aspro, ma buono. Lo zucchero si sente, anzi sembra il sapore, sembra si sente un po' lo zucchero. E niente, ci vediamo alla prossima. Un'altra cosa volevo dirvi. Beh, che non c'entra niente con questa cosa, che l'Italia, tipo alcune cose, si sono mangiati troppi soldi. Poi anche nelle TV. Tipo che ammettere, non è vera sta cosa che si vedono meglio le TV piatte. Per esempio, io ho una TV a tubo catodico, bella grande, che si vede benissimo in confronto a una mia 32 pollici. E poi, se una TV piatta si deve vedere bene, deve essere almeno grande così, tipo dal muro, ecco, tipo per esempio, ecco, ti faccio vedere. Deve essere grossa da qui almeno fino a sta parte. Deve almeno costare sotto i 900 euro se si deve vedere bene una TV piatta. Non è vera sta. A volte è pure meglio il tubo catodico. Poi se vi comprate una TV piatta piccola così, arrivederci, si vede malissimo. Ti dico che tipo una TV piatta che c'ha mia nonna, si vede meglio il mio tubo catodico gigante. Poi costano davvero tanto le TV piatte. Se rimettessimo in vendita il tubo catodico, con 50 euro ci fai una TV. Una TV decente, invece con 150 euro ti fai una TV che si vede malissimo. E niente, ci vediamo alla prossima.